è un giorno importante, perché? È il compleanno. Chi è? No, è mio! Quanti sono? 14. Domani è quello del mio figlio. La stampa di Sanremo. È di mio figlio. Cosa? Auguri il giorno prima? No, ora auguri il giorno prima, basta ste superstizioni, queste cose. Le vostre scuole che fa il prepotente, voi fatevi sentire, ditelo, non dovete aver paura, fatevi sentire, perché... E poi ricordatevi che delle volte ci sono le parole che fanno peggio dei gesti, quindi delle volte delle offese, delle prese in giro, fanno più male che delle botte. Quindi ricordatevi poi che violenza genera solo violenza, allora se qualcuno vi dà fastidio, dice delle cose non vere, a parte vi deve entrare da un orecchio e uscire da quell'altro, perché tutto sommato se uno dice, vi offende o dice delle cose brutte su di voi, vuol dire che è più cretino dei cretini, dei cretini, dei cretini. E poi, no? E poi bisogna sempre vedere da che pulpito viene la predica, cioè da chi è che dice queste cose. Se è una persona che stimate, allora cominciate a riflettere, a dire poi se quello mi ha detto, mi ha fatto un'osservazione, e questa è una persona alla quale ci tengo particolarmente. Bene, allora sì. Ah, ma c'era il microfono, mi ricordavo bene, cioè, siccome devo stare tutto il giorno col microfono, oggi erano carini, me l'avevano tolto, perché io di solito viaggio con un microfono incorporato. Dicevo, è importante anche chi dice la cosa. Se invece ve lo dice una cosa, un'offesa, una persona che non stimate, fregatene, perché non è una persona che merita la vostra attenzione, il vostro rispetto, ma ditelo, fatevi sentire, perché tenere le cose dentro di voi non va mai bene. Parlatene con gli amici, parlatene con i genitori, importantissimo, e poi ricordatevi che questi uomini che hanno questa divisa, non bisogna avere paura di questi uomini. Delle volte siamo portati, anche quando siamo in automobile, ve l'ho detto anche l'altro anno, che vediamo la polizia, vediamo i carabinieri, oddio mamma mia, non abbiamo fatto niente, di cosa dobbiamo avere paura? Loro stanno facendo il loro lavoro, loro rischiano la vita tutti i giorni in strada per noi, e allora dobbiamo rispettare e avere fiducia nelle istituzioni, avere fiducia in queste persone che portano con grande orgoglio e grande generosità d'animo questa divisa. Allora mi raccomando, ricordatevi, se qualche imbecille vi offende, se qualche imbecille vi fa del male, non abbiate paura e denunciatelo, ditelo ai vostri amici, ditelo ai vostri genitori, perché poi la maggioranza è sempre più importante di una minoranza cretina. L'amore trionfa sempre, tutto il resto poi vola via. Buona giornata, mi raccomando. Ciao a tutti. Dammi la faccia. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Arrivederci.